io non ci vedo nulla di identitario in questo governo, onestamente. Gomez, a me sembra che Appendino abbia elencato solo buone notizie, ma magari è colpa mia. Ma guarda, possono essere buone notizie forse per i conti dello Stato, ma non certamente per i cittadini. Perché è vero, come si diceva prima, diceva Marcello Sorgi, è debito che lasciamo sulle spalle dei nostri figli, eccetera. Tutto vero. Sarebbe bello che lo stesso discorso si facesse quando lasciamo questo mondo in braghe di tela con Venezia, che se non facciamo qualcosa nei prossimi 50 anni, nonostante il Mose, sarà sommerso dalle acque. Poi diciamo un'altra cosa. Al di là della discussione sul superbonus, che ovviamente poteva essere migliorata o fatto meglio, però non dobbiamo dimenticare una cosa. Dopo la pandemia, tutti i governi del mondo hanno speso barcate di soldi, l'hanno fatto gli Stati Uniti, l'hanno fatto i governi europei, lo si poteva fare. Questo ha portato dei risultati e ha portato il benessere di tanti cittadini. Il punto è, perché oggi mancano i soldi o perché manca lo sviluppo? Certo, c'è la recessione, o la recessione in Germania causata dall'inflazione, la BCE che alza i tassi, eccetera. Dalla eccetera. Guerra, dal costo della dalla guerra, da tanti fattori esterni, e sarebbe sbagliato accusare il governo. Però poi c'è un fatto. Che noi i soldi che abbiamo del PNRR non siamo capaci di spenderli. Io posso, ti dico addirittura una cosa, non per tutto per responsabilità di questo governo, sono stati commessi degli errori marchiani persino dal governo Draghi. Io vi ricordo che uno dei problemi più grossi è stato non essere in grado di spendere i soldi nei comuni, perché nei comuni non c'era il personale tecnico. E perché non c'era il personale tecnico? Perché l'attuale presidente del CNEL ha un pochino sbagliato i concorsi che sono andati saltati, e perché l'Europa ci aveva detto: guardate che noi questi soldi ve li diamo non per assumere persone a tempo indeterminato, ma a tempo determinato. Risultato, visto che il governo ha detto così non si può fare, chi aveva una laurea in ingegneria, aveva quelle capacità tecniche, qualche volta ha fatto i concorsi e dopo 3 mesi se n'è andato, e qualche volta nemmeno li ha fatti perché nel privato guadagnava il doppio. Io ho detto l'Europa la colpa, la responsabilità, ma tu che sei governo, Draghi, dato che te ne rendi conto e dal primo giorno ti scrivevamo e spiegavamo: Brunetta sta saltando tutto, perché tu così autorevole non hai fatto sentire la tua voce in Europa? Insomma, lo Stato di oggi ha tanti responsabili, ma non bisogna dimenticare che quello che è stato fatto è servito per fare uscire l'Italia dalla situazione del Covid, e bisogna anche dire che molti dicono: ma alla fine il superbonus è valso solo 2 o 3 punti di PIL. Può darsi, però la verità è che gli altri punti di PIL sono frutto del rimbalzo. Noi non facevamo l'11 senza il superbonus, probabilmente facevamo il 7, che era meno di quello che avevamo perso 40%. Prima. Allora, qua nessuno può dirsi innocente, perché poi tutti questi signori che sono al governo, quando hanno fatto adesso l'ultimo intervento legislativo per bloccare la cessione dei crediti, quello che appunto aumenta tutto questo problema rispetto, parlava prima di Eurostat, eccetera, subito dopo hanno fatto un decreto per riaprire. Evidentemente hanno calcolato male, perché tuttora ci spiegano il superbonus ci costa 3,5 miliardi. Quindi, se errori ci sono stati, sarebbe giusto che tutti se ne assumessero la loro parte e non usassero quello che non ha funzionato per dire: non è colpa mia ma colpa degli altri, perché questa è la solita storia italiana. Noi stiamo parlando in questa vicenda per ipotesi di un ruolo degli Stati Uniti e della Francia. E ribadisco, nel momento in cui il nostro paese è schierato al fianco dell'Ucraina contro la Russia, come avete visto tutte le volte che si è cercato di aprire un ragionamento su quello che ha fatto la NATO in passato, non di giusto ma di sbagliato, per esempio bombardare Belgrado senza bombardare la Serbia senza con governo D'Alema, tra l'altro, senza un mandato dell'ONU, oppure decidere di andare, come hanno fatto gli Stati Uniti, contro Saddam Hussein, inventandosi letteralmente delle prove. Tutto questo è stato considerato non analisi storica per imparare dal passato, per cercare di interpretare il presente, ma sono fioccati in questo paese dai maggiori mezzi di comunicazione della politica accuse di putinismo rispetto a chi cercava di fare questo ragionamento. Ed è inutile che ci giriamo intorno. Può essere anche il contrario, può essere che in un'alleanza tu debba mettere in chiaro alcuni passaggi di questa alleanza, e forse questa potrebbe essere un'opportunità. Assolutamente, questo è il mondo che vorremmo.
vorremmo. Amato dice questo, mondo però, che vorremmo. Non lo vedete. Sono che d'accordo con te, e nel mondo che vorremmo. Sì. Specchia... Ma non è quello che può accadere in questo paese, in questo momento. A me spaventa questo. Perché in questo paese, le classi dirigenti di questo paese, per dirlo chiaramente, non sono pronte. E quello che ha fatto Giorgia Meloni è presentarsi come un partito sovranista, per poi unirsi rispetto non solo all'establishment che contestava, ma rispetto anche a quei poteri esteri in cui appareva in contrapposizione. Insomma, non giriamoci intorno. Giorgia Meloni era una signora che elogiava Putin nei suoi libri e oggi invece va a braccetto con Washington. Perché? Perché sa che se non va a braccetto con Washington il suo governo in questa fase storica non sta in piedi. Sì, sì.